C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Onorevole, come vi state mobilitando contro questa privatizzazione dell'acqua e cosa succederà giorno 19? Giorno 19 il Parlamento, la Camera dei Deputati dovrà approvare o bocciare un disegno di legge che è folle, cioè quello di obbligare alla privatizzazione tutto il sistema di distribuzione delle risorse idriche. Io ritengo che la Sicilia possa sottrarsi a questa sciagura, così come ha già fatto la Lombardia, anche se lì c'è un problema di competenze, ma credo che la Regione Siciliana in materia di acque abbia assoluta competenza per far restare pubblica l'acqua così come la distribuzione. Io personalmente ho presentato un disegno di legge, ma che è sostenuto anche da altri parlamentari, perché comunque c'è una disponibilità prima dell'estate data dai 4 capigruppo all'Assemblea così come dal Presidente Cascio. Ci sono dei due ordini del giorno approvati dall'Assemblea, presentati da me ma approvati all'unanimità, che sospendono i commissari e la consegna per chi non ha già ancora consegnato. C'è un disegno di legge che propone la ripubblicizzazione dell'acqua e che è un movimento di amministratori, di sindaci, di consiglieri comunali, movimenti che si allargano non solo in Italia ma in quasi tutte le province siciliane, da Siracusa a Trapani, da Trapani a Messina. Il 7 di novembre a Caltanissetta, riunitisi quasi 100 comuni siciliani, sono state indicate alcune tappe, il 25 un settimane a Palermo e entro il 4 di dicembre consigli comunali in tutta la Sicilia. Anche oggi qua a Cammarata si continua quello che è ormai un pellegrinaggio della difesa delle acque, è accaduto a San Biagio, a Sant'Angelo, a Menfi, oggi a Cammarata, perché c'è stato un tentativo, devo dire posto in maniera molto dozzinale da parte del Consiglio d'amministrazione dell'ATO, tranne i dimissionari Mangiapane, il sindaco di Cammarata e il sindaco di Santa Margherita Santoro, di aggredire con un blitz le amministrazioni che non hanno consegnato, che in provincia di Agrigento sono 16. Una battaglia che continua perché dobbiamo continuare a farlo, non solo per difendere l'acqua, ma per difendere il diritto delle comunità a determinarsi sui beni primari e a non considerare l'acqua come bene della vita, come un bene mercificabile, e poi a non consentire che decisioni verticistiche privino di quella grande autonomia che in questi anni i comuni sono stati dotati, perché non va dimenticato che gli statuti dei comuni che hanno dichiarato l'acqua bene pubblico e quindi non commerciabile, hanno la stessa dignità gli statuti comunali di altri statuti, quello regionale, quello provinciale, perché la Costituzione ha parificato il rapporto tra comune, provincia, regione e Stato. È una battaglia difficile, complicata, perché da un lato ci sono movimenti sindaci presi da mille problemi ma che sull'acqua stanno facendo bene la loro parte, dall'altro invece grandi interessi enormi che non hanno a cuore chiaramente il bene dei cittadini, ma semplicemente quello di vendere a caro prezzo un bene che non appartiene a nessun privato, l'acqua. Per intanto non parliamo di commissario, perché il commissario, quello che hanno nominato l'ARRA per il comune di Cammarata, non ha più nessun valore in quanto è decaduto, ma potevano venire quelle di Girgenti Acque assieme a qualche funzionario del lato idrico per prendere in consegna le reti. Questo non è successo, oggi non sono venuti, ma ciò non significa che noi non dobbiamo vigilare, perché ritengo che noi dobbiamo fare di tutto per non consegnare questa rete. Il sindaco di Cammarata, al di là delle polemiche e le diatribe che non servono a nessuno, io faccio un appello alla nostra cittadinanza perché si mobiliti tutti per affiancare il sindaco all'amministrazione e tutto l'intero consiglio comunale, che credo che tutti abbiamo l'interesse di non consegnare le reti e quindi l'acqua che abbiamo alle nostre sorgenti.
nell'interesse principalmente del cittadino, perché gli atti ci fanno pensare che oltre ai disservizi che ci possono essere da parte di Gigenti Acque, ma ci sarà sicuramente quello che noi ci possiamo prefigurare, l'aumento dei costi, che non possiamo permetterci di poi poter pagare delle bollette esose.